Per Settimana Sport siamo con Paolo Miliardo, direttore sportivo del Serrarico. Buonasera a tutti. Allora Paolo, una partita diciamo che avete risolto al 20° del secondo tempo. A mio parere fino al 20° del secondo tempo le due squadre sono equivalse. Direi un bravo Firpo che ha parato rigore di Criscuolo, che forse diciamo se quella palla fosse entrata la partita avrebbe... Certo. Si sarebbe incanalata in un altro modo. Dimmi un po' le tue impressioni. Sì, hai detto giustamente tu, una partita che fino al momento del pareggio vedeva le due squadre diciamo in perfetto equilibrio. Noi abbiamo provato a fare qualcosa di più, malamente loro si sono difesi bene e fino a quel momento il pareggio è il risultato più concreto. Certo che poi i nostri cambi hanno fatto un po' la differenza, nel senso comunque potendo contare veramente su una rosa di 20-22 titolari, quando i cambi entrano ancora meglio di quelli che escono perché stanchi, è ovvio che la differenza poi la fa la qualità della rosa. Quindi il discorso poi è presto fatto: Monarda, Francesia, Messina, sono giocatori che comunque qualsiasi altra squadra di promozione sarebbero titolari, e noi abbiamo questa rosa e ce la godiamo a pieno, per cui credo che il risultato, anche se molto largo, sia meritato, ecco, i tre punti nostri siano meritati da questo punto di vista. Paolo, oggi mancava in panchina l'allenatore Rapetti, ha aumentato la sua famiglia oggi, dimmi un po', allora, un augurio innanzitutto tanto a lui. Facciamo i complimenti a mamma Chiara e alla nuova arrivata Ludovica, è veramente un grandissimo evento, diciamo a Massimo di farci un nodo e basta, perché direi che dopo cinque signorine signor Rapetti possa congedarsi tranquillamente con dignità. Un grosso augurio veramente a tutta la famiglia Rapetti. Allora un augurio anche da parte nostra alla famiglia Rapetti e dai, complimenti ancora per la partita. Grazie. Ciao Paolo, grazie mille a voi. Ciao, ciao. Paolo.